Un antico continente scomparso tra i flutti per volere degli dei. Una città tecnologicamente avanzata, abitata da persone rette e pure di cuore, nel resto del mondo solo la barbarie. Questa è la storia di Atlantide, o forse no. Poco da fare. Cinema, film, fumetti, libri sono pieni di rimandi a questo mito, sicuramente molto suggestivo. Tanto che ogni tanto compare qualche ricerca, qualche nuova scoperta archeologica che pare portare questo mito nell'ambito della storia e quindi renderlo reale. Ma sarà davvero così? Per prima cosa, da buoni storici, dobbiamo rifarci alle fonti. Questo mito compare per la prima volta negli scritti di Platone, quindi risale al periodo classico della Grecia classica. Platone scrive una serie di opere immaginate in forma dialogica, i dialoghi per l'appunto, dove Socrate, il suo maestro, dialoga con i suoi studenti come se fosse una lezione e pone dei problemi e sente le risposte degli studenti. Ogni serie di dialoghi ha un tema specifico. Nel nostro caso parliamo di una serie di tre dialoghi. Timeo e Crizia è rimasto incompiuto e il terzo non è stato mai scritto da Platone, quindi non sappiamo esattamente il tema che avrebbe avuto. Il tema però generale che si discute in questi tre dialoghi è quello della Repubblica ideale, e cioè come dovrebbe essere, secondo Platone, una città ideale. Socrate non crede molto a questa città ideale, che era già stata teorizzata da Platone in un'altra opera, e cioè la Repubblica, e quindi chiede ai suoi allievi di calare questa città in un contesto di crisi, come per esempio una guerra. Socrate vuole sapere se durante una guerra questa Repubblica, formata da uomini retti e puri di cuore, avrebbe mantenuto i suoi ideali oppure no. Crizia conosce la storia giusta e comincia a raccontarla. Ascolta dunque, Socrate, una storia molto meravigliosa ma tutta vera, come raccontò una volta Solone, il più savio dei sette. Egli era parente amicissimo di Idropide, mio bisnonno. E raccontò dunque a Crizia, mio nonno, come questo vecchio soleva ricordare a noi, che grandi e meravigliose furono le antiche gesta di questa città, Atene. Solone aveva infatti compiuto un viaggio in Egitto, in una regione chiamata Saitica, e presso la città di Sais, sua capitale, si era messo a discutere con i sacerdoti del luogo di quali fossero le cose più antiche note agli uomini. Uditi i miti da lui raccontati, essi si misero a ridere e affermarono che i greci erano come fanciulli, poiché ignoravano il grandioso passato della propria città. Tanto che gli egizi stessi avevano adottato le loro leggi, il loro armamento e anche le loro scoperte tecniche. Anticamente, infatti, la città di Atene era ottima in guerra e in tutto, e specialmente governata da buone leggi, ma si trovò ad affrontare e a sconfiggere in battaglia un grande esercito che insolentemente invadeva ad un tempo tutta l'Europa e l'Asia, muovendo di fuori dall'Oceano Atlantico. Ora, in quest'isola Atlantide, v'era una grande e mirabile potenza regale, che possedeva l'intera isola e molte altre isole e parti del continente. Inoltre, di qua dello stretto dominavano le regioni della Libia fino all'Egitto e dell'Europa fino alla Tirrenia. E tutta questa potenza, raccoltasi insieme, tentò una volta con un solo impeto di sottomettere la nostra regione e quante ne giacciono di qua dalla bocca. Allora, dunque, la potenza della nostra città apparve cospicua per virtù e per vigore a tutte le genti, perché avanzando tutti nella magnanimità e in tutte le arti belliche, parte conducendo l'armi dei greci, parte costretta a combattere sola per la defezione degli altri, affrontate gli estremi pericoli e vinti gli assalitori, stabilì trofei e campò dal selvaggio i popoli non ancora asserviti e liberò generosamente tutti gli altri, quanti abitiamo di qua dalle colonne d'Ercole.
ma nel tempo successivo, accaduti grandi terremoti e inondazioni, nello spazio di un giorno e di una notte tremenda, tutti i nostri guerrieri sprofondarono insieme dentro la terra, e similmente scomparve l'isola di Atlantide, assorbita dal mare. Perciò ancora oggi quel mare è impraticabile ed inesplorabile, essendo di impedimento i grandi bassi fondi di fango che formò l'isola nell'inabissarsi. Quindi, da una parte abbiamo la retta e pura Atene guidata da filosofi, l'esempio perfetto di quella città ideale pensata appunto da Platone. Dall'altra invece abbiamo l'impero oscuro Atlantide, che è corrotto e vuole colonizzare tutto il Mediterraneo, vuole sconfiggere la rettitudine di Atene. Si oppongono a questo impero solamente un piccolo manipolo di uomini retti e puri di cuore. Vi ricorda qualcosa? Esatto, ma adesso però torniamo alle prove archeologiche. Ci sono moltissime ipotesi sulla storicità o meno di Atlantide e dove questa possa collocarsi geograficamente. Infatti, se il mito di Platone la colloca oltre le colonne d'Ercole, quindi oltre lo stretto di Gibilterra nell'oceano Atlantico, non tutti sono d'accordo con questa interpretazione. L'ipotesi di cui parleremo oggi, infatti, la colloca proprio all'interno del Mediterraneo. Questa ipotesi è stata formulata da un archeologo greco, Spiridon Marinatos, e altri suoi colleghi, e vede Atlantide come l'isola di Creta. Le similitudini sono tante: una civiltà tecnologicamente avanzata e molto strutturata, quella dei Minoici, conosciuta sia dai Micenei, e cioè gli antenati dei Greci, che dagli Egizi, che quindi potrebbero averla raccontata a Solone, è distrutta da un cataclisma, e cioè l'esplosione del vulcano di Santorini, e cioè l'antica Tera, che avrebbe, secondo l'archeologo, spazzato via la civiltà minoica. C'è solo un piccolo problema, è un problema di date. Infatti, la storia di Atlantide si svolge 9.000 anni fa, mentre l'esplosione di Tera è avvenuta circa 3.000 anni fa. Come spiegare questa discrepanza? Beh, è facile. Secondo Marinatos si può spiegare facilmente con un errore di traduzione tra i saggi egizi che raccontavano questa storia e il greco Solone che la ascoltava. C'è però un altro problema, e cioè che, come ho detto prima, gli egizi conoscevano bene i minoici, che chiamavano nella loro lingua Keftiu, perché commerciavano insieme a loro. E dalle fonti egizie ci risulta che loro non percepirono una fine drastica della civiltà minoica, ma anzi, anche dopo l'esplosione del vulcano di Santorini, continuarono ancora per molto tempo a commerciare con questi popoli, i Keftiu, che compaiono anche nelle raffigurazioni egizie dei templi, eccetera. Per cui gli egizi non avrebbero potuto raccontare di questa fine drastica della civiltà dei Keftiu, perché essi stessi non l'avevano percepita. C'è però anche un altro problema, e riguarda i dati archeologici. Oggi, infatti, noi sappiamo che la civiltà minoica non fu distrutta dall'eruzione di Tera. Nonostante ci siano prove di violenti maremoti e terremoti, però sicuramente la civiltà minoica continuò. I palazzi vennero ricostruiti, anche le case si andò avanti. Una delle prove che si può portare è quella che riguarda i vasi. Forse l'ho già detto, ma il 90% del lavoro degli archeologi riguarda proprio i vasi. E quindi sono molto cari a noi archeologi. Il primo vaso che esaminiamo appartiene allo stile che noi chiamiamo Tardo Minoico 1A. Questo stile è presente sia a Creta che a Tera. Infatti Tera era una colonia di Creta, quindi apparteneva anche lei alla civiltà minoica. Però alcuni di questi vasi di stile Tardo Minoico 1A sono stati trovati nei santuari di Creta, pieni di lapilli vulcanici. Quindi è il segno che questa eruzione intanto aveva avuto delle avvisaglie precedenti all'eruzione vera e propria. Infatti, a differenza di Pompei, a Tera troviamo le case, troviamo tutto, ma non troviamo le persone e troviamo pochissimi beni, proprio perché questa gente era riuscita ad abbandonare l'isola in tempo. E quindi troviamo questi vasi con dentro dei lapilli nei santuari di Creta.
Il secondo stile che invece esaminiamo oggi è quello che riguarda il tardo minoico 1B, cioè il periodo successivo. Questi vasi, appartenenti al tardo minoico 1B, compaiono solamente a Creta e non più a Tera. Quindi cosa vuol dire? Che l'eruzione del vulcano è avvenuta nel tardo minoico 1A, però la vita non si è fermata a Creta. Infatti, nonostante sia stato un periodo molto difficile, quello del tardo minoico 1A, infatti noi registriamo l'abbandono di alcuni palazzi, altri si impongono come centri di potere, per esempio Cnosso, compaiono le ville rurali, come sempre in situazioni di crisi il potere si radica sul territorio, quindi compaiono piccoli centri legati al territorio e compaiono anche i santuari delle vette, e cioè dei templi proprio in cima alle montagne in posizione di controllo. Quindi probabilmente ci furono dei tumulti sociali, ci fu un aumento di popolazione, ci furono delle rivolte, dei cambiamenti nella gestione del potere. Ma la civiltà cretese però non finì con l'esplosione. Tant'è che noi abbiamo successivamente il secondo stile, e cioè il tardo minoico 1B, che più o meno avviene 50 anni dopo quello precedente. In questo caso non compare a Tera perché ormai l'isola è disabitata, essendo stata distrutta appunto dal vulcano. Nel tardo minoico 1B i processi di cambiamento sociale diventano ancora più violenti, e tant'è che molti palazzi vengono distrutti, alcuni si fortificano, e c'è una diminuzione di popolazione, registriamo molti incendi, fino a che nel 1450 arrivano i micenei. Prima vennero chiamati solamente come mercenari per prendere parte alle lotte che sicuramente dovevano esserci tra le varie aristocrazie locali, e poi conquistarono definitivamente l'isola, che divenne appunto una colonia micenea. E quindi cosa possiamo dire sul mito di Atlantide alla fine di questa carrellata? Beh, una cosa che possiamo dire sul mito in sé, e che tra l'altro io non conoscevo prima di occuparmi di questo tema, è che la storia di Platone non è la prima fonte antica, è l'unica fonte antica. Quindi cosa vuol dire? Tutti gli altri che parlano di Atlantide nell'antichità o danno ragione a Platone oppure gli danno torto, per cui alcuni dicono sì, Atlantide esiste veramente, altri dicono no, Atlantide non è mai esistita. Non ci sono altre fonti che ci sono pervenute che parlano di quest'isola, nemmeno fonti egizie. Secondo la storia di Platone sono stati gli egizi a raccontare la storia a Solone, dovremmo trovare qualche fonte egizia, e invece non la troviamo. Quindi già questo ci può far suonare un campanello d'allarme. Un'altra cosa da considerare è che la storia, il mito di Platone, in realtà non parla di Atlantide, ma parla di Atene. Atene è la vera protagonista del mito, e Atene è la repubblica ideale teorizzata da Platone. Atlantide è stata messa lì solamente come una sua antagonista, e quindi non è la parte principale del mito. Infatti, secondo la storia, i terremoti che distrussero Atlantide distrussero in realtà anche gli eserciti di Atene e Atene stessa. Un'altra cosa da considerare è che il mito, ambientato, ricordiamo, 9000 anni fa, parla di Atene e parla di Atlantide, ma però tutti credono che sia esistita un Atlantide esattamente come la descrive Platone nel 9000 a.C., ma nessuno crede che sia esistita un'Atene come la descrive Platone nel 9000 a.C. Infatti gli archeologi conoscono bene il passato di Atene, e siamo nel Neolitico come periodo storico, e quindi sono stati trovati dei siti preistorici vicino ad Atene, risalenti circa a questo periodo, e sono assolutamente inquadrabili nel panorama del Neolitico europeo, per cui noi siamo sicuri che non ci sia un'Atene uguale a quella di Platone. Quindi perché prendere solamente una parte del mito, quella che riguarda Atlantide, e cancellare completamente l'altra, cioè quella che riguarda Atene? Questo è un procedimento che gli storici che utilizzano le fonti sanno che non si può fare. È un procedimento illegittimo. Quindi la conclusione più probabile a cui sono giunti gli storici e gli archeologi qual è? Che Platone, come capitava e è capitato per tutti gli altri miti che Platone ha riportato nei suoi dialoghi e nelle sue opere, Platone se l'era inventato questo mito.
Certo, può essere che abbia preso spunto da alcuni fatti del suo periodo, da alcune città che aveva visitato durante i suoi viaggi, ma poi ha fatto una specie di collage unendo tutte queste cose in questo mito. Ripetiamolo, creato al solo scopo di sostenere la sua idea di una città ideale, che però era Atene e non Atlantide.